Allora, nella lezione di oggi termineremo l'argomento che abbiamo iniziato la volta scorsa e faremo alcuni esercizi. La volta scorsa abbiamo definito le curve di indifferenza. Il luogo geometrico dei punti a cui corrispondono scelte del consumatore che hanno equanime soddisfazione, e abbiamo definito la funzione di utilità come la misura della soddisfazione, una qualsiasi funzione che dà valori costanti in ogni curva di differenza e valori crescenti via via che cresce la soddisfazione. Tra l'altro, le curve di indifferenza hanno anche un ben preciso significato geometrico, rappresentano le curve di livello della funzione di utilità. Le curve di livello di una funzione di utilità non sono altro che, se vogliamo, come dire, dare una rappresentazione delle curve di livello in un altro settore, no? Tenete presente le mappe geografiche delle altitudini, se riportate nel piano, cioè tipicamente sono fatte in questo modo. H uguale 2000 metri, H uguale 2500 metri, no? E rappresentano nel piano la proiezione ortogonale della intersezione di una superficie con un piano ad altezza parallelo al piano orizzontale di altezza pari a 2000-2500. Qui è la stessa cosa, una funzione di utilità nel caso di due variabili rappresenterà nello spazio U, x1, x2 una superficie, andando a intersecare questa superficie con un piano U uguale costante e facendo la proiezione ortogonale nel piano x1 e x2 otterremo le curve di indifferenza. Quindi, dal punto di vista geometrico, le curve di indifferenza non sono altre che le curve di livello della funzione di utilità. Bene, riprendiamo da questo punto e definiamo l'utilità marginale. L'utilità marginale rispetto ad un bene, ad esempio rispetto al bene 1, la potremmo indicare con questo acronimo, con l'acronimo inglese MU. Quindi l'utilità marginale rispetto al bene 1 non è altro che il rapporto tra l'incremento di utilità, che si ottiene mantenendo costanti le quantità di tutti i beni, ed incrementando la quantità del bene 1 di delta x1, è delta x1 stesso. L'utilità marginale rispetto al bene 1, analoga definizione vale rispetto al bene 2, al bene iesimo, non è altro che il rapporto tra l'incremento di utilità che si ottiene mantenendo costanti le quantità di tutti i beni ed incrementando la quantità del bene 1 di delta x1 è delta x1 stesso. Cioè, possiamo dire che l'utilità marginale rispetto al bene 1 sarà uguale a u di x1 più delta x1 virgola x2 meno u di x1 x2 diviso delta x1. O io darò le definizioni nel caso di due beni, è banale la generalizzazione nel caso di n beni, evidentemente. Quindi non è altro che l'incremento di utilità unitario, scusa, l'incremento non è altro che l'incremento di utilità a fronte di un incremento di quantità unitaria del bene in questione. Nel caso in cui poi il bene in questione nel caso in cui la quantità del bene in questione sia una quantità misurabile nel continuo, potremmo far tendere a zero delta x1 e evidentemente questo rapporto incrementale diventerebbe du su dx1 con naturalmente la derivata parziale, visto che le variabili sono almeno due. Bene, ciò premesso, prendiamo su una qualsiasi curva di differenza un punto x1, x2 e
e spostiamoci lungo la curva di differenza in un punto sufficientemente vicino, x1 più delta x1, x2 più delta x2, muovendoci lungo una curva di indifferenza. Potremmo scrivere la variazione di utilità delta u tra il punto x1 e x2, il punto x1 più delta x1, x2 più delta x2, come somma delle due variazioni ottenute muovendoci prima lungo l'asse delle x e poi lungo l'asse delle y, e quindi come somma di delta u diviso delta x1 per delta x1 più delta u diviso delta x2 per delta x2. Ovviamente lo sapete, questa relazione vale se i due punti sono sufficientemente vicini, ma per definizione ci siamo mossi lungo la stessa curva di indifferenza e quindi l'utilità è costante e quindi delta u è uguale a 0. Questa relazione la possiamo scrivere, questa equazione la possiamo scrivere come delta x2 diviso delta x1 uguale a meno delta u diviso delta x1 diviso delta u diviso delta x2. Abbiamo appena chiamato delta u diviso delta x1 utilità marginale del bene 1, e quindi questa la possiamo scrivere come utilità marginale di utility del bene 1 diviso utilità marginale del bene 2. E la volta scorsa abbiamo chiamato delta x2 diviso delta x1, cioè la pendenza della secante alla curva di indifferenza, come saggio marginale di sostituzione. E quindi otteniamo, qui ci manca il segno meno, uguale ovviamente a meno il rapporto tra le utilità marginali. E quindi abbiamo ottenuto questa importante relazione, il saggio marginale di sostituzione è uguale al rapporto tra le utilità marginali col segno cambiato. Come sempre, se le due quantità possono essere esprimibili in variabili continue, possiamo scrivere questa relazione come saggio marginale di sostituzione uguale alla derivata di x2 diviso di x1, che sono due variabili, in questo caso è derivata totale, uguale a meno il rapporto delle due derivate parziali. Bene. Tutto ciò premesso, possiamo passare a risolvere adesso il fondamentale problema della scelta ottima del consumatore, che è quello, l'obiettivo che di fatto ci poniamo con lo studio dell'economia del consumatore. Come si enuncia questo problema? Si enuncia in questo modo: sia dato un consumatore e siano date le sue preferenze rappresentate dalla funzione di utilità U, funzione di x1, x2, xn. Sia dato inoltre il reddito del consumatore M e siano dati i prezzi dei beni P1, P2, P con n. Quindi sia dato un consumatore, siano date le sue preferenze rappresentate dalla funzione di utilità U di x1, x2, x con n, sia dato il reddito del consumatore M e siano dati i prezzi dei beni. Il problema della scelta ottima del consumatore è quello di determinare le quantità su uno star, su due star, xn star, degli n beni scelti dal consumatore nell'ipotesi che il consumatore spenda tutto il suo reddito n per acquistare i beni x1, x2, x con n. Quindi il problema della scelta ottima del consumatore è quello di determinare le quantità su uno star, su due star, xn star, degli n beni scelti dal consumatore nell'ipotesi che il consumatore spenda tutto il suo reddito M per acquistare gli N beni. Subito una premessa: qualcuno potrebbe dire sì, va bene, ma se ci sono N beni non è detto che il consumatore spenda tutto il suo reddito per acquistare gli N beni, potrebbe risparmiare parte del suo reddito. Questa non è una limitazione, perché basta inserire tra gli N beni la quantità di denaro risparmiato. Il denaro ha un prezzo, il prezzo del bene è il tasso di interesse, lo sappiamo bene, quindi in questo non c'è assolutamente nessuna perdita di generalità del problema.
no, possiamo scegliere tra gli n beni, uno degli n beni, la quantità di denaro risparmiato, e risolvere il problema tranquillamente. Bene, risolviamo il problema. Ovviamente, come ho detto più volte, saremmo assolutamente in grado di risolvere direttamente il problema usando l'analisi matematica. Preferiamo usare prima la geometria, perché questo ci permette di capire alcune cose. Ovviamente, se vogliamo usare la geometria, dobbiamo risolvere il caso particolare in cui i beni siano solo due. Se i beni sono solo due, possiamo scrivere il nostro vincolo. Il consumatore spende tutto il suo reddito per acquistare i due beni, in questo caso in questo modo. Il reddito del consumatore M deve essere speso completamente per acquistare i beni, e quindi deve essere uguale alla spesa per il primo bene, prezzo per quantità, più la spesa per il secondo bene, prezzo per quantità. Questa equazione, che ovviamente generalizzabile nel caso di n beni, p1, x1, più p2, x2, più puntini puntini, pn, xn, prende il nome di vincolo di bilancio. Vincolo di bilancio. Nel caso di due beni, il vincolo di bilancio ha una ben precisa rappresentazione geometrica. Assegnati il reddito e i prezzi, evidentemente trattasi di una retta che si chiama retta di bilancio. Come sempre, come più volte ho detto, spesso si fa confusione, si fanno degli errori proprio di forma, e si parla di retta di bilancio anche quando abbiamo più di due beni. A rigore naturalmente è sbagliato, perché la retta rappresenta il vincolo di bilancio solo nel caso di due beni. Però spesso anch'io, devo dire, negli esercizi o in quello che sia, a volte mi dimenticherò di questo fatto e farò un errore formale e parlerò di retta di bilancio invece di vincolo di bilancio. Però ovviamente sto commettendo un errore, un'imprecisione formale. Scriviamo, disegniamo questa retta, la possiamo scrivere in questo modo: x2 uguale m su p2 meno p1 su p2. È una retta, il termine noto è qui, m su p2, disegniamo la nostra retta inclinata negativamente, l'inclinazione meno p1 su p2. Il problema della scelta ottima del consumatore è scegliere il punto sulla retta. Il consumatore potrebbe permettersi tutti i punti che si trovano sulla retta e anche quelli al di sotto della retta, evidentemente. Ma noi abbiamo detto che il consumatore spende tutto il suo reddito per acquistare due beni, e quindi dobbiamo scegliere il punto sulla retta che massimizza la soddisfazione del consumatore. Nel caso di beni regolari, massimizzare la soddisfazione del consumatore equivale a scegliere il punto sulla retta che appartiene alla curva di indifferenza che si trova più in alto a destra possibile. E quindi facciamo il caso di beni regolari, avvisando che nel caso di beni non regolari quello che diremo perde parzialmente di significato, e quindi dovremo risolvere il problema direttamente per via analitica. Prendiamo una qualsiasi curva di indifferenza, questa. Questo punto e questo punto appartengono alla retta di bilancio e sono appartengono anche a questa curva di indifferenza, e quindi hanno un certo livello di soddisfazione misurato dall'utilità associata a questa curva di indifferenza. Sono due punti teoricamente ammissibili come soluzione del problema della scelta ottima del consumatore, perché appunto appartengono alla retta di bilancio. Ma sono la soluzione, nel senso che appartengono alla curva di indifferenza più in alto a destra possibile? Vediamo, disegniamone un'altra, questa. Evidentemente questi altri due punti che abbiamo disegnato appartengono anch'essi alla retta di bilancio, ma appartengono a una curva di indifferenza che si trova più in alto a destra, e quindi hanno una soddisfazione maggiore di quelli precedenti. E quindi, facciamola breve, è evidente che dal punto di vista geometrico il punto che rappresenta la scelta ottima del consumatore sarà dato dalla tangenza tra il vincolo retta di bilancio e la curva di indifferenza. Questo punto x1 star x2 star
sarà appunto la soluzione, in questo caso grafica, del problema della scelta ottima del consumatore, cioè sarà il punto della retta di bilancio che appartiene alla curva di indifferenza che si trova più in alto a destra possibile. Diamo la soluzione analitica. Il punto deve appartenere alla retta di bilancio e quindi deve soddisfare l'equazione del vincolo (1 + 1 + 2 + 2) e inoltre deve essere verificata la condizione di tangenza, che significa coefficiente angolare della retta meno (p1 + p2) uguale coefficiente angolare della pendenza della curva di indifferenza. Abbiamo detto che la pendenza della curva di indifferenza è il saggio marginale di sostituzione, che abbiamo appena detto essere meno il rapporto tra le utilità marginali dei due beni, quindi meno il rapporto tra l'utilità marginale del bene 1 e l'utilità marginale del bene 2, cioè uguale a meno DU su DX1 diviso DU su DX1. Questo è un sistema di due equazioni in due incognite che risolto ci permetterà proprio di calcolare X1 sta e X2 sta la soluzione del problema della scelta ottima del consumatore. Banale anche l'estensione a n variabili. Allora, c'è sempre il vincolo m uguale p1 x1 più p2 x2 più pn x con n, e poi dobbiamo scrivere alte n-1 equazioni linearmente indipendenti che rappresentano le condizioni di tangenza. Possiamo scegliere una qualsiasi variabile, per esempio che so, la variabile p con 1, anzi la variabile p con n, e scrivere meno p1 diviso p con n uguale a meno du su dx1 diviso du su dxn meno p2 diviso p con n uguale a meno du su dx2 diviso du su dxn, puntini puntini puntini, meno p alla n-1 diviso p con n uguale a meno du dx alla n-1 diviso du dx elevato alla n. Queste equazioni sono n-1 più 1, cioè n equazioni in n incognite, e rappresenteranno, ci daranno la soluzione x1 star, x2 star, xn star. Domande? Allora facciamo subito un esempio e risolviamo graficamente e poi analiticamente il problema della scelta ottima del consumatore per risolvere i due beni perfetti sostitutivi e perfetti complementi. Iniziamo dal bene perfetti complementi. Disegniamo la nostra curva di differenza, il nostro vincolo di bilancio, questo, quella è l'equazione. Punto di tangenza, lo sappiamo, le curve di indifferenza di beni perfetti complementi sono fatte in questo modo. E quindi il punto di tangenza, quale che sia la posizione della retta di bilancio, non è altro che questo. Come si trova le coordinate di quel punto? Beh, si trova sulla bisettrice, ovviamente questi sono beni perfetti complementi in rapporto uno all'ultimo, poi si può generalizzare nel caso di rapporto AB, x1 uguale x2. Però il punto appartiene anche alla retta di bilancio e quindi qui, ponendo x1 uguale x2, viene fuori uguale ad m diviso p1 più p2. Questa è la soluzione, servirà da pochissimo, del problema della scelta ottima del consumatore nel caso di beni perfetti complementi. I due beni si consumano insieme, il consumatore quindi consuma la stessa quantità di domanda, la stessa quantità di due beni, x1, x2, e questa è la soluzione.
beni perfetti sostituti. Un po' più complicato. Perché qui dipende dall'inclinazione della retta di bilancio. Dobbiamo fare tre casi: retta inclinata a 45 gradi, retta inclinata a più di 45 gradi, retta inclinata a meno di 45 gradi. Partiamo dalla retta inclinata a meno di 45 gradi, questa. Qui non c'è una vera e propria tangenza. Dobbiamo scegliere il punto che appartiene a questa retta associato alla curva di indifferenza più in alto a destra possibile. Le curve di indifferenza sono negative, l'inclinazione a 45 gradi, dal disegno è evidente che la curva di indifferenza che ci interessa, la disegno tratteggiata perché sennò con tutte queste rette si capisce poco, è questa qui. Cioè il punto di tangenza è questo qui. Coordinate, x2 uguale a 0, x2 uguale a 0, e da questa relazione se x2 uguale a 0 è x1 uguale a m su più 1, quindi x1 uguale m su più 1. Scrivo la soluzione solo per x1, quella su x2 è simmetrica rispetto a quella di x1, è abbastanza semplice di cavarsela. Questo quando però la retta, questa, il bilancio è meno inclinata di 45 gradi, l'inclinazione è più 1 su P2, quindi quando P1 è minore di P2. Che succede se invece la retta è più inclinata di 45 gradi? Disegniamola, supponiamo che sia questa. In questo caso il punto che appartiene alla curva di indifferenza più in alto a destra possibile non è questa, ma è questa, la curva di indifferenza 45 gradi è questa. Queste due sono parallele, è evidente che questa si trova più a destra di questa se disegnassimo la curva di indifferenza più in basso, e quindi è x1 uguale a 0. x1 uguale a 0 se P1 maggiore di P2. E se la curva è inclinata a 45 gradi, beh, qui l'abbiamo già disegnata, in questo caso la retta di bilancio coinciderebbe con la curva di indifferenza, cioè ci sarebbe questa curva che coinciderebbe con la curva di indifferenza, quindi la curva tratteggiata si sovrapporrebbe alla curva continua e quindi x1 sarebbe qualsiasi punto compreso tra 0 e m su più 1. Lo scriviamo in questo modo, appartenenti all'intervallo 0 m su più 1, nel caso in cui P1 uguale P2. Quella che abbiamo disegnato è la soluzione del problema della scelta ottima del consumatore nel caso di beni perfetti sostituti. Cosa significa dal punto di vista economico? Spendo tutto il reddito per acquistare x1 se costa di meno del secondo bene. Non acquisto per nulla x1 se x1 costa di più del secondo bene. I due beni sono sostituti, quindi il consumatore sostituisce l'uno con l'altro. Acquisto un qualsiasi quantità di x1 se i due beni costano uguali. Bene. Facciamo un altro passo in avanti e vediamo come varia la soluzione del problema della scelta ottima del consumatore al variare dei parametri. Chi sono i parametri? M, P1 e P2. Iniziamo a vedere come varia la quantità scelta di un bene, concentriamoci ad esempio sul bene 1, al variare del reddito M. Ragioniamo graficamente, ci aiuta a capire x1, x2. Prendiamo un qualsiasi reddito M'. Vi ricordo l'equazione del vincolo di bilancio, M uguale x1 più 1 più
x2p2, da cui x2 uguale a m su p2 meno più 1 su p2. Se prendiamo il dedito m', il termine nostro sarà m' su p2. Disegniamolo ad esempio qui, m' su p2, e disegniamo la nostra retta di bilancio. Su questa retta di bilancio il punto scelto sarà dato, l'abbiamo appena visto, dalla tangenza o la curva di differenza. Supponiamo che sia questo, chiamiamo questo punto x1'. Adesso disegniamo il piano, visto che ci stiamo concentrando su bene 1, la costruzione sarebbe analoga se ci concentrassimo su bene 2, dovremmo solo cambiare l'asse. Riportiamo la soluzione scelta nel piano m x1. Riportiamo la verticale, il punto x1', e andiamo a cercare il valore del reddito che abbiamo scelto. Supponiamo che sia questo, m', il punto scelto è questo. Adesso variamo il reddito, scegliamo ad esempio un reddito m secondo maggiore di m primo. Come si muove la retta di bilancio? L'inclinazione si mantiene costante, più 1 su p2 non cambiano, cambia il termine noto, se aumenta il reddito il termine noto aumenta, cioè la retta si muove parallelamente a se stessa verso l'alto. Disegniamo una nuova retta, supponiamo che sia questa, sono parallele, questo punto è il punto m secondo su p2, nuovo punto scelto, supponiamo che sia questo, tangenza, questo punto è x1 secondo. Facciamo la verticale in questo secondo diagramma e troviamoci il punto m secondo, supponiamo che sia questo m secondo. Questo è la rappresentazione del punto ottimo nel piano mx1. Bene, potremmo ripetere questa costruzione per tutti gli infiniti redditi, quindi disegnando tutto il quadrante positivo. Otterremo, unendo i punti, una curva in questo piano e una curva in questo piano. Supponiamo di averlo fatto e supponiamo che le due curve siano questa e questa. Questa curva si chiama sentiero di espansione del reddito. Sentiero di espansione del reddito. E ci fa vedere come si muove in questo piano il punto scelto al variare del reddito. Ma quella che è più importante è questa curva, che si chiama curva reddito-consumo o curva di Engel. A nome dello studioso che si è interessato di questi problemi, curva reddito-consumo. E ci mostra come varia la quantità consumata di un bene al variare del reddito. O per tutta una serie di motivi, noi metteremo sempre le quantità, o quasi sempre le quantità, sull'asse delle ascisse, anche quando nei fenomeni che andiamo a studiare sono variabili dipendenti e non indipendenti, come in questo caso. Vogliamo vedere come varia la quantità al variare del reddito. Quindi sarebbe più opportuno mettere il reddito qui e la quantità qui, dipendente, dipendente. Facciamo il contrario perché in tutti i modelli che utilizzeremo, nella maggior parte dei modelli che utilizzeremo, avremo quasi sempre la quantità come variabile indipendente. E quindi per analogia, anche quando la quantità, come in questo caso, è variabile dipendente, la preferiamo rappresentarla sull'asse dell'x. In questo caso abbiamo una curva reddito-consumo inclinata positivamente, cioè abbiamo un bene per il quale delta x1 diviso delta m è maggiore di 0. Cioè aumenta il reddito del consumatore, aumenta la quantità domandata di quel bene. I beni che si comportano in questo modo si chiamano normali. Beni normali. Se il consumatore diventa più ricco, spende, acquista di più del bene in questione. X1. Vale sempre?
cioè si sembra ragionevole, ma vale sempre? No, non vale sempre. Ci sono dei beni per i quali vale la relazione opposta, delta i plus 1 diviso delta m è minore di 0. In questo caso si chiamano beni inferiori. Dipende solo dalle preferenze del consumatore, cioè dalla forma delle curve di utilità, delle curve di indifferenza. Provo a fare l'esempio, se vi viene il disegno, non cambio nulla, cioè le due rette di bilancio rimangono uguali, cambio solo l'inclinazione delle funzioni di utilità. Eliminiamo questa non ci serve, poi disegniamo le rette. E questa. Ecco qua. Quindi, i due parametri, reddito e prezzi, non si sono modificati. Ho preso lo stesso reddito M primo, lo stesso reddito M secondo e gli stessi prezzi del caso precedente. Supponiamo solo che il consumatore abbia preferenze leggermente diverse, anzi profondamente diverse su questo bene, sempre un bene regolare, ma con curve di indifferenza diversamente inclinate. Ad esempio, supponiamo che le curve di indifferenza siano queste. Vedete, sempre trattasi di beni regolari, curve negativamente inclinate, decrescenti, sempre la convessità come quella ordinaria, quindi sempre beni regolari si tratta, però cosa è cambiato? E questo punto, il punto, qua dobbiamo mantenere gli stessi redditi, questo era M primo e questo era M secondo, il punto X uno primo, adesso si trova qui, il punto x1 secondo si trova qui. Cioè i due punti si sono scambiati la posizione reciproca, quello che era a destra adesso è a sinistra. E quindi la nuova curva, disegniamo solo la curva reddito-consumo, è questa. Il bene è un bene inferiore, cioè all'aumentare del reddito diminuisce la quantità domandata. Esistono beni di questo tipo? Sì, esempio, e capiamo anche perché si chiamano beni inferiori, sono quei beni che hanno dei sostituti di, tra virgolette, qualità superiore e che quindi il consumatore sostituisce con il bene sostituto man mano che diventa ricco, più ricco o meno povero se volete. In molti libri di economia è fatto l'esempio di beni generi alimentari, un po' anacronistico perché naturalmente i generi alimentari che magari anche in una società come la nostra qualche tempo fa, se magari adesso su qualche motivo si sta un po' tornando indietro, erano visti come beni primari, adesso di fatto non è più così, no? È stato superato questo tipo di concetto per i generi alimentari, quindi gli esempi che vengono fatti sono spesso poco attuali. Per esempio un esempio che si trova su molti libri è quello della margarina e del burro. La margarina ha la stessa funzione del burro ma è fatta con grassi meno nobili e quindi costa di meno. Adesso probabilmente la margarina chi la usa più, forse servirà per qualche dieta, potrebbe essere, invento, manco lo so. Prima invece effettivamente, prima un certo numero di anni fa, era effettivamente utilizzata come sostituto del burro perché costava di meno. Man mano che il consumatore diventava meno povero o più ricco, sostituiva la margarina col burro, quindi non è che acquistava una maggiore quantità di margarina, ma ne acquistava una quantità minore perché la sostituiva col burro. Altro esempio potrebbe essere fatto con capi di vestiario, capi firmati contro capi non firmati, comprati al mercatino o sulle bancarelle. Pensate agli occhiali da sole, un esempio classico. È chiaro che gli occhiali da sole che costano dall'ottico 200 euro sono sostituti degli occhiali che si comprano sulle bancarelle fasulli e costano 10 euro. Evidentemente, magari, una persona è studente, si suppone che non abbia tanti soldi da spendere in occhiali da sole, adesso magari anche questo è un po' meno, ai miei tempi era così,
nessuno si comprava gli occhiali da sole da 200 euro in relazione all'epoca, non ne parliamo proprio, erano veramente pochi, e magari tutti si compravano gli occhiali sulle bancarelle, no? Pensate ai Ray-Ban quando c'è il film di Tom Cruise di quando ero studente, quindi tutti andavano in giro con questi occhiali, ovviamente pochissimi si permettevano quelli originali. Man mano che le persone poi finivano di studiare, avevano un reddito, sostituivano quegli occhiali con gli stessi occhiali firmati. E quindi quel bene veniva domandato dagli stessi consumatori di meno perché veniva sostituito con gli occhiali firmati. D'accordo? Ecco il concetto di beni inferiori. Dunque, ciò premesso, vediamo invece cosa accade quando cambiano i prezzi. L'altro parametro, non so se ho dimenticato qualcosa, direi di no. Quindi lasciamo tutto uguale, ma facciamo variare il prezzo di un bene. Su 2 uguale m su p2 meno p1 su p2. Ancora una volta, magari noi disegniamo curve, equazioni parziali e perdiamo di vista che cosa stiamo facendo. Stiamo cercando una cosa molto importante, di capire. Vogliamo capire, per un certo bene, se il consumatore diventa più o meno ricco, se il consumatore domanda più o meno di quel bene. Questa è una cosa fondamentale, si spendono tantissimi soldi per capire da parte di chi vende bene il consumo, per capire questa questione, perché è evidente che se io sono in presenza di un bene che la cui quantità cresce al crescere del reddito, io cerco di vendere questo bene soprattutto a chi è più ricco. Se sono in presenza di un bene inferiore, ovviamente faccio un'operazione completamente diversa, cerco di venderla a chi è più povero. Questo ha un'importanza fondamentale, pensate alle offerte dei supermercati. Tipicamente dove c'è tantissimo dei grossi supermercati e dove c'è tantissimo di questa materia, no? Evidentemente che cosa faccio? Cerco di vendere i beni alle persone che sono meno ricche quando? Nei primi giorni della settimana, quando si suppone che queste persone hanno disponibilità in più perché da poco hanno preso lo stipendio. Le persone meno ricche sono evidentemente quelle che magari hanno un reddito fisso e quindi metto nei primi giorni i prodotti più in vista, c'è tutta una scienza a seconda di dove questi prodotti vengono disposti, negli scaffali, più in alto, nei primi giorni della settimana. Poi man mano che vado avanti, suppongo che le persone che abbiano un reddito minore abbiano esauriti i soldi e quindi cerco di vendere i prodotti alle persone che hanno un reddito maggiore e quindi cambio un po' la disposizione degli scaffali e cerco di mettere in evidenza i prodotti che vengono acquistati in misura maggiore dalle persone che hanno un maggiore reddito, più in vista verso proprio gli ultimi giorni del mese, dove si suppone che le persone che hanno un reddito più basso ormai non abbiano più soldi e quindi non abbiano più capacità di acquisto. E gli esempi se ne possono fare tanti, naturalmente. È evidente che se sono una grossa catena, io cercherò di, una grossa catena di abbigliamento per esempio, cercherò di mettere nel negozio al centro della città, dove vanno a comprare le persone che hanno più reddito, una certa fascia di prodotti, e magari metterò il negozio nelle zone più popolari della città e cercherò di vendere i prodotti che invece vengono acquistati dalle persone che hanno meno disponibilità di reddito. Stiamo discutendo di una cosa veramente fondamentale, cioè anzi, la stiamo anche troppo semplificando, perché non è così banale per ottenere queste relazioni, perché ricordiamoci che tutto parte dalla funzione di utilità, che non è così facile, evidentemente, ottenere. Andiamo avanti e vediamo cosa accade facendo variare il prezzo di un bene. Concentriamoci su uno dei due beni, ad esempio sul bene 1, e prendiamo un qualsiasi prezzo, P1 primo. Facciamo il nostro bel disegnino, X1, X2, disegniamo la nostra retta di bilancio, supponiamo che sia questa, questo è il punto M su P2 e questo è il punto scelto dal nostro consumatore, X1'. Questa volta qui ci interessa il piano
x1 più 1. Vediamo la verticale, x1'. E qui ci mettiamo il nostro prezzo. Dunque lo facciamo salire il prezzo, sì, quindi lo disegniamo qua, più 1'. Questo è il punto. E adesso scegliamo un punto più 1'', ad esempio maggiore di più 1'. Come si muove la retta? Il termine noto rimane costante, F2 non cambiano, la retta ruota. Se il prezzo aumenta, la retta, il prezzo del bene 1 aumenta, la retta diventa più pendente e quindi ruota in questa direzione. Supponiamo che la nuova posizione della retta sia ad esempio questa. Nuovo punto di tangenza, ad esempio questo. Supponiamo che sia questo. x1'. Verticale. x1'. Prezzo. Abbiamo detto che il prezzo è salito, quindi questo. più 1'. Punto scelto. Questo qua. Potremmo rifare la costruzione per tutti i punti. In realtà qui non si utilizza tanto la curva in questo piano, ci interessa poco, soprattutto perché questa curva è una curva fondamentale, quella che cercavamo, che si chiama curva prezzo-consumo, curva di domanda. Ovviamente se invece della curva, ogni tanto lo ricordo, scriviamo l'equazione di quella curva, avremo la funzione prezzo-consumo, funzione di domanda. Che cos'è la curva o la funzione di domanda? Rappresenta la relazione tra il prezzo di un bene, e la quantità domandata da un consumatore per quel bene. In questo caso questa curva disegnata ha un'inclinazione negativa, cioè aumenta il prezzo, diminuisce la quantità domandata. Più costa il bene, più diminuisce la quantità. Quello che accade normalmente, questi beni si chiamano ordinari. Ordinari. Ci sono anche beni però un po' meno ordinari, scusate il gioco di parole, per i quali la curva è inclinata positivamente, cioè aumenta il prezzo, aumenta la quantità domandata. O, se volete, diminuisce il prezzo, forse è meglio, diminuisce la quantità domandata. Meno costa, meno se ne domanda. Questi beni si chiamano beni di Giffen, sempre dal nome di chi ha studiato questi fenomeni. Come prima, facciamo vedere che solo cambiando l'inclinazione delle funzioni di utilità passiamo da un bene ordinario a un bene Giffen. Vediamoci, un po' meno immediato, vediamo se ci viene il segno. Dobbiamo lasciare due prezzi per più 1'' e più 1'', e cambiare solo l'inclinazione. Per esempio le due curve potrebbero essere queste. Questo punto è il punto x1', e questo punto è il punto invece x1'. Unendoli viene fuori la curva inclinata positivamente. Curva di domanda inclinata positivamente. I due punti sono questo e questo. x1', x1'. Rispetto a prima hanno invertito la posizione. x1', che era a sinistra, adesso è finito a destra. Quello che è cambiato è stata solo la forma delle curve di differenza.
quello che era a sinistra, se vedete il disegno precedente, adesso è finito a destra. Lasciamo però un attimo in sospeso l'esempio, perché per capire il bene di Giffen, che tipologia di beni sono, dovremo parlare di effetto reddito ed effetto sostituzione, e parleremo di effetto reddito e sostituzione la prossima volta. Quindi per il momento abbiamo solo visto graficamente come si ottengono e lasciamo un attimo in sospeso l'esempio. Analiticamente abbiamo visto che x1 uguale, anzi m uguale p1 x1 più p2 x2 e p1 su p2 uguale du dx1 diviso du su dx2. Questo sistema ha due incognite, però posso considerare m, p1 e p2 come parametri. Quindi volendo, se non li considero fissi ma li considero come parametri, qui abbiamo un sistema di due equazioni in cinque incognite, 1, 2, 3, 4, 5, lo faremo negli esercizi da brevissimo. Quando il numero di incognite è superiore al numero delle equazioni, posso fissare un numero di parametri pari alla differenza tra incognite ed equazioni. 5 incognite e 2 equazioni, la differenza è 3. 3 di queste incognite le considero come parametri. Ovviamente considererò come parametri m, p1 e p2 e otterrò x1, funzione di m, p1 e p2, e x2, funzione di m, p1 e p2. E a questo punto potrò considerare tra i parametri come parametro, come dire, tra virgolette principale, il reddito, e andrò a studiare come variano x1 e x2 in funzione del reddito, mantenendo costanti P1 e P2, e otterrò le curve reddito-consumo, oppure i prezzi, e andrò a studiare come variano le quantità di un bene in funzione del proprio prezzo, utilizzando come parametri il reddito e il prezzo degli altri beni, e otterrò le funzioni di domanda. D'accordo? Domande? Lo faremo negli esercizi. Prima però completiamo i due esempi e facciamo l'esempio curve di Engel e funzione di domanda di beni perfetti sostituiti e perfetti complementi. Poi facciamo una breve pausa e faremo gli esercizi. Allora, iniziamo dai beni perfetti complementi. Primo esempio, questo, fissiamo un certo reddito M'. Questa la disegno perché ci conviene mantenere la costante, e quindi avremo curva di bilancio, curva di indifferenza e punto x1'. La cui equazione è questa qui, l'abbiamo appena disegnata. Qua ci mettiamo x1, qua ci mettiamo x2. Dopodiché facciamo variare il reddito, m secondo maggiore di m primo. La retta di bilancio, la cui equazione la scrivo qua, m uguale x1 più x2, la cui x2 uguale m su p2 meno 1 su 2 x1, l'abbiamo visto prima, trasla parallelamente a se stessa, questo è il punto m' su p2, e quindi la nuova retta di bilancio ad esempio è questa, e questo è il punto m secondo su p2. Disegniamo il piano, questo x1 m. Portiamo le due verticali, x1 primo, x1 secondo. Non disegno ancora i redditi perché naturalmente per disegnare la curva, adesso abbiamo le equazioni, quindi dobbiamo disegnare la vera curva, dovrei fare disegni scala, se no mi verrà una curva che non è quella reale. Proviamo a capire qual è la curva reale. In questo piano, qual è l'equazione della curva reale? Questa è l'equazione del punto di ottimo. E quindi potremmo scrivere che x1 è uguale ad m diviso
più 1 più P2, cioè M è uguale a P1 più P2 X1. Evidentemente questa curva in quel piano è una retta che passa per l'origine di inclinazioni P1 più P2. Quindi se avessimo disegnato in scala il disegno, avremmo trovato due redditi M' M secondo, e questa è la retta di equazione M uguale P1 più P2 X1. Questa è curva di Engel, bene, i perfetti complementi, il sentiero di espansione del reddito che unisce questi punti è evidentemente la bisettrice. Curva di Engel è sentiero di espansione del reddito di Bell. Perfetti complementi. Ho dimenticato però di disegnare questa, eccola qui. Io scusa, mancava la curva di indifferenza della seconda tangenza. Facciamo lo stesso disegno facendo variare il prezzo. Prendiamo un prezzo, disegniamolo qua, P' con 1. Che sia questo su 1 x2 tangenza bisettrice tangenza qui x1 primo. Prendiamo un secondo prezzo p1 secondo maggiore di p1 primo come ruota la retta, l'abbiamo visto prima in questa direzione. Disegniamo la nuova retta, questa, e la nuova tangenza qui. Questi sono i due punti di tangenza, x1 secondo. X1 più 1, dobbiamo disegnare qui x1 secondo e qui. Uno primo per andare a disegnare questa retta dobbiamo prendere in esame questa curva da cui la curva nel piano P1 X1 è, vediamo se siete ancora svegli, cos'è? Proviamo a fare il passaggio, forse viene meglio. Da quella relazione, la relazione è sempre la stessa, la relazione sta lì, possiamo scrivere che P1 più P2 uguale M diviso X1, cioè P1 uguale M diviso X1 meno P2. Adesso la riconoscete? Che cos'è? Adesso dovrebbe esservi quantomeno. Che cos'è? Una iperbole. È un'iperbole con una traslazione di assi, cioè un'iperbole che ha un asintoto P1 uguale M meno P2, cioè quando x1 tende a infinito, P1 tende a meno P2, e quindi dobbiamo disegnare meno P2, vediamo che sia questo, meno P2, disegniamo l'asintoto e disegniamo l'iperbole. Questa parte non ci interessa, la disegna parte già, perché chiaramente le quantità e i prezzi negativi non ci interessano, da cui se avessimo fatto il disegno in scala in questo punto sarebbe il P2. Quindi qua ci sarebbe simmetria tra questo e questo, questo intervallo dovrebbe essere uguale a questo intervallo, P1, chiedo scusa, P1 secondo, ho detto una sciocchezza, questo è P1 secondo, non ha niente a che vedere con la simmetria, d'accordo? P1 secondo, mentre invece questo punto qui è il punto P1 primo.
D'accordo? Asimmetria, cancellate quello che ho detto, non ha nulla a che vedere. Questo non è il punto P2, ma il punto P1 secondo. Bene, ancora una volta il sentiero di espansione del reddito, in questo caso abbiamo detto che il sentiero di espansione della domanda non si disegna, quindi l'unica curva che conta è questa, e questa è la curva di domanda, questa qui, curva di domanda. Quindi curva di domanda, curva di Engel, sentiero di espansione del reddito di beni. Perfetti, complementi, domande? Ho detto più volte, riguardate questi schemi che vengono spesso dimenticati, sono classiche domande che vengono fatte a domande. D'accordo? Rifacciamo il tutto per beni perfetti sostituti, un po' più complesso. Allora, iniziamo dalla variazione del reddito. Beni perfetti sostituti. Disegniamo. Oh, qui dipende da come sono inclinate le rette di bilancio. Scegliamone una a caso, per esempio questa. Discorso analogo potrebbe essere fatto per retta più inclinata. Facciamo uno dei due esempi. Però non ho il gesso colorato, quindi cercherò di disegnare le linee tratteggiate. In questo caso la tangenza si ha qui, curva di indifferenza inclinata negativamente a 45 gradi, e quindi la tangenza l'abbiamo qui. Questo è il punto x1 primo, d'accordo? Facciamo aumentare il reddito, andiamo ancora più su, ma insomma cambia poco. Supponiamo che sia questa la nuova curva parallela a quella precedente, questa qui. La nuova tangenza l'abbiamo qui. Vabbè, inizio a disegnarla, intersecherà l'asse, esce fuori chiaramente dal disegno. E questo è il punto x1 secondo. Se li uniamo tutti, qua è banale, il sentiero di espansione del reddito è l'asse delle ascisse. Vediamo invece la curva di Engel, dobbiamo metterci nel piano, questo è il x2, dobbiamo metterci nel piano x1, m. Come prima, disegniamo i due punti, sono questi, x1 primo, x1 secondo, e per il reddito ricaviamoci l'equazione. Ma dove ce la ricaviamo? L'equazione ce la ricaviamo da qui. Vedete, x1 uguale m su p1, cioè m uguale p1 x1, il che significa retta passante per l'origine, inclinazione p1. Quindi ad esempio questa retta qui, e i due punti saranno questo e questo, p1 primo, p1 secondo. Curva di Engel, sentiero di espansione del reddito di beni perfetti sostituti nel caso in cui P1 è minore di P2. P1 è minore di P2. Vabbè, si può facilmente ricavare quella di quest'altro caso, è utile fare tutti gli esempi, abbiamo capito il metodo. Un po' più ostico è invece il caso di curva di domanda. Proviamoci, cominciamo da un prezzo P1 primo, poi lo facciamo diminuire, e quindi supponiamo che sia questo P1 primo, questo x1, questo x2. Dove sarà la tangenza? Qui, curva di indifferenza inclinata a 45 gradi, punto di tangenza qui, x1 primo. Aumenta il prezzo P1 primo, quindi prendiamo un prezzo P1 secondo maggiore di P1 primo. Attenzione, la retta ruota,
Supponiamo che la retta ad esempio sia questa. Adesso li disegno tutti, poi passiamo al piano P1, X1. Il punto di tangenza è questo, lo vedete? Questa è la curva di indifferenza. E quindi il punto di tangenza risulta essere questo. La retta continua a ruotare, prima o poi diventa 45 gradi, questa. E quindi la curva di indifferenza coinciderà con la retta di bilancio. Disegno in questo modo, la parte tratteggiata è sovrapposta alla parte continua. E quindi il punto di tangenza è tutto questo. Quindi abbiamo tutto questo e prima avevamo tutto questo. Aumenta ancora il prezzo, la retta continua a ruotare, per esempio la retta diventa questo, la tangenza è in questo punto qui, perché la curva di indifferenza è questa tratteggiata, quindi la tangenza rimane qui. Quindi prima tutto questo, poi questo e poi questo punto. E questo insieme, questo luogo geometrico, dobbiamo essere in grado di riportarlo nel piano P1, X1. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo prima questo tratto qua. Innanzitutto, quando si ha questo tratto qua? L'abbiamo scritto qui, quando P1 è minore di P2. P2 in tutto questo discorso si mantiene sempre costante, quindi fissiamo il valore di P2 e supponiamo che sia questo. Quando P1 è minore di P2, quindi stiamo in questa parte qua, questi sono i punti che hanno questa equazione, X1 uguale M su P1. X1 uguale M su P1 significa P1 uguale M su X1, cioè che curva è? Abbiamo detto prima, un'iperbole, d'accordo? Vediamoci questo qua perché ci servirà. L'iperbole è questa. Ovviamente non ci interessa tutto, ci interessa solo questa parte dell'iperbole, quindi questa la devo tratteggiare. Che succede quando P1 è uguale a P2? Scritto qua, quando P1 è uguale a P2, X1 è uguale a un qualsiasi punto compreso tra questo e questo. Quando P1 è uguale a P2, X1 è un qualsiasi punto compreso tra qui e qui. E questo segmento come si riporta in questo piano? Qui ci vuole un po' di occhio per la geometria. Quando P1 è uguale a P2, X1 è qualsiasi valore compreso tra qua e qua. Quindi in questo piano, questo segmento diventa questo segmento. Quando P1 è uguale a P2, X1 ha un qualsiasi valore compreso tra 0 e questo punto. Vedete? Questo segmento diventa questo segmento. Quando invece P1 è maggiore di P2, quindi stiamo per questi valori qua, X1 è uguale a 0. Cosa diventa? L'asse delle ordinate. Ecco quindi, la curva di domanda è fatta da questo pezzo, più questo pezzo. Questa è la curva di domanda di beni perfetti sostituti. Cioè che stiamo dicendo, fin quando il prezzo del bene 1 è superiore al prezzo del bene 2, io non domando niente per il bene 1. Quando i due prezzi sono uguali, domando una qualsiasi quantità del bene 1. Quando invece il prezzo scende sotto il prezzo del bene 2, i beni sono sostituiti, io domando solo bene 1. E quindi tutto il mio reddito lo spendo per il bene 1. Domande? Va bene, fermiamoci per un quarto d'ora e poi facciamo...